Uomini e donne, abbandono improvviso, il male scoperto da ex volto di Maria. Uomini e donne, ex volto del programma ha spiegato il motivo dell'addio. Nonostante Uomini e donne di Maria De Filippi abbia avuto inizio da qualche settimana, già sta facendo parlare per via delle dinamiche che si creano tra i partecipanti. Anche se qualcuno non è più presente nello studio, cattura pur sempre l'attenzione dei fedeli telespettatori del programma televisivo di Canale 5. In tal caso stiamo parlando di Jack Vanore. Dopo anni di silenzio del suo addio al programma, finalmente è venuta a galla la verità. Ha salutato tutti per dei problemi di salute, di cui solo di recente ha deciso di farne parola. La confessione inaspettata: mi diagnosticarono una malattia autoimmune. Il pubblico di Uomini e donne ricorderà senza dubbio che Jack si è proposto in qualità di corteggiatore per la tronista Serena Enardu per poi essere diventato un tronista. Andò via dallo studio senza una scelta per poi uscire allo scoperto con Raffaella Mennoia, il braccio destro della conduttrice. In un'intervista rilasciata a fanpage.it ha messo al corrente sul suo stato di salute. Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l'importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te, e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita. Oggi sto bene, tutto sotto controllo, Jack Vanore rassicura i suoi fan. La mia è una situazione che sarebbe potuta diventare complicata, ma ci sto lavorando e sta andando in regressione. È sotto controllo. Devo dire che oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima. Mi sento una persona sana al 100%. Non mi sono mai voluto pronunciare sui social, perché è un argomento troppo delicato. Riconosco di essere fortunato per tantissime altre cose e, fino a oggi, non me la sono sentita di affrontare questo argomento pubblicamente. Inoltre ha ammesso che gli farebbe piacere tornare nello studio di Uomini e donne per commentare con Gianni Sperti e Tina Cipollari ciò che accade ai tronisti, alle dame e ai cavalieri. Ha un bel ricordo di quel periodo, in quanto lavorava con un fantastico team.